Allora, un ringraziamento particolare a tutti gli intervenuti. Ci rendiamo conto che questo è un periodo particolare di ferie agostane, quindi non è facile. Però devo dire che c'è una bella presenza, Sindaco, questa sera, come del resto è avvenuto anche negli altri incontri. E un ringraziamento particolare ai sindaci che sono qui presenti stasera, agli amministratori, ex amministratori che ci hanno voluto pregiare della loro presenza. E ovviamente al Presidente Onorevole Raffaele Lombardo. Da pochi giorni abbiamo costituito il direttivo del movimento e ci sono autorevoli esponenti della società randazzese e ci sono anche dei giovani. Devo dire che abbiamo raggiunto anche un ragguardevole numero di richieste di tesseramento. E in modo particolare voglio sottolineare che la presenza di questi giovani è incoraggiante. Tra le altre cose ho potuto constatare, abbiamo fatto degli incontri nei quali abbiamo cercato di sviscerare, come abbiamo potuto nel nostro piccolo, i temi che riguardano l'autonomia siciliana e i contenuti, diciamo, ideali del nostro partito. E ho potuto constatare che questi giovani hanno mostrato un grande entusiasmo. Sono molto felice di questo, perché poi noi abbiamo un gruppo WhatsApp e la sera si dibatteva delle questioni di cui avevamo parlato durante la riunione. E questo è veramente molto incoraggiante e devo dire che avalla quello che ho un po' sempre pensato, cioè che c'è un forte sentimento di sicilianità dentro ogni siciliano, che nonostante tutto quello che è avvenuto, le dominazioni, il fatto che veniamo quasi trattati da colonia, c'è questa sorta di colonialismo dello Stato centrale, bene, questo sentimento non si è cancellato. È un sentimento che va ripreso, tirato fuori e fatto diventare militanza politica. Io credo che questa è la nostra missione, Presidente. E naturalmente, parlando con questi ragazzi, per quello che noi possiamo loro trasmettere, ed è nostro dovere farlo, ci sono tante cose che sconoscono, no? Ad esempio, una cosa che non sapevano è che lo Stato italiano ogni anno ci sottrae è un termine così, diciamo, del politicamente corretto, perché si potrebbe dire anche ci ruba ogni anno 10 miliardi di euro, che sono le tasse che le società che hanno sede altrove dovrebbero invece lasciare in Sicilia in base allo statuto. E questa, vedete, questo è il grande problema finanziario della finanza pubblica siciliana, perché 10 miliardi di euro corrispondono grossomodo ad una manovra della regione siciliana. Poi certamente le infrastrutture sono quello che sono. Per fare Ragusa-Trapani con il treno ci vogliono 13 ore, cioè ci si impiega allo stesso tempo che occorre per fare Roma-Buenos Aires. Quindi immaginate, da Ragusa a Palermo ci vogliono 5 ore, perché chiaramente, non essendoci disponibilità economica, chiudono i punti nascita nelle zone di montagna, non si possono finanziare gli enti lirici, c'è tutta una serie di cose che evidentemente voi capite, con quelle somme si potrebbero fare. E naturalmente c'è un organo che dovrebbe discutere di tutto questo, no? E di altro, ma che se ne frega sistematicamente. E la commissione, badate bene anche la terminologia, paritetica Stato-Regione. Cioè non so in questi anni che abbiamo mandato in questa commissione paritetica Stato-Regione, perché non si è mai ricavato nulla. Pensate un po' che questa commissione paritetica Stato-Regione dal 47 al 49 avrebbe dovuto emanare le norme di attuazione dello statuto siciliano e non l'ha fatto.
Cioè è da 70 anni che aspettiamo questo, cioè l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano. Qualcuno mi dice, ma tu da vecchiaia diventaste autonomista? No, io lo sono sempre stato, perché il fatto di essere stato democristiano non significa di non avere avuto una vocazione autonomista, anzi. Però dico, è mai possibile che dopo 70 anni ancora dobbiamo aspettare, cioè lo Stato italiano ci nega un diritto che è dovuto in base ad una norma costituzionale? E questa è la condizione in cui oggi noi ci troviamo. Voi pensate che noi abbiamo le addizionali IRPEF più alte d'Italia e i nostri comuni sono quasi tutti in dissesto. Paghiamo per il cosiddetto fiscal compact, il contributo che diamo alla finanza erariale, 1 miliardo e 3 l'anno. Ora questo 1 miliardo e 3 l'anno è diventato 1 miliardo e 100 e poi con il Covid è diventato 800 milioni. Ci hanno fatto un abbono di 200 milioni, sapete perché? 100 milioni ce li hanno lasciati perché c'è stato il Covid e 100 milioni ce li hanno lasciati perché si rendono conto che siccome siamo un'isola c'è la questione della insularità che comporta delle difficoltà oggettive che intralciano lo sviluppo economico sociale della nostra terra. Ma ci hanno lasciato 100 milioni di euro che forse potremmo comprare sì e no le caramelle per tutti i siciliani, mentre, e lo dice l'Europa, stavolta lo dice l'Europa, queste zone geografiche transfrontaliere e insulari avrebbero diritto a essere considerate zone economiche svantaggiate. Diventando zone economiche svantaggiate noi potremmo finalmente avere la tanto agognata fiscalità di vantaggio che non abbiamo mai potuto avere. E questo certamente rappresenterebbe un fatto importante per l'economia, perché langerebbe veramente il sistema economico siciliano. Bene, io dico che il problema della insularità si presenta perché in certi posti hanno fatto un ponte tempo fa leggevo che collega la Danimarca alla Svezia che è lungo, pensate un po', 16.000 metri. Noi non siamo stati capaci di fare un ponte che è 10 volte di meno, cioè 1.600 metri, che collega l'Italia, il resto del continente, alla Sicilia, con tutti i vantaggi che ciò comporterebbe. Alla fine noi siamo un popolo di 4 milioni di abitanti, cioè siamo un popolo, ma qualcuno dice, nella Sicilia, nel Mediterraneo, nell'Europa del Mediterraneo, la Sicilia ha una posizione strategica, io credo che alla fine, se ci rappresentassimo da noi, senza che ai tavoli che contano ci andassero i rappresentanti dello Stato italiano, otterremo moltissimo, ma moltissimo di più. Io concludo perché non voglio poi, voglio lasciare spazio a quelli che hanno qualcosa da dire di più significativo rispetto a quello che ho detto io. E voglio concludere ricordando alcune parole di Martinazzoli che disse nell'ultimo congresso Martinazzoli fece un discorso eccezionale, lo aveva preparato ma poi lo fece a braccio, no? Ma spiegò, introdusse dei ragionamenti complicati e li fece diventare semplici e con una retorica elegante come lui sapeva fare. E lui disse alla fine, cari amici, noi siamo evocati prima di tutto ad essere parte di un'impresa comune, noi tutti siamo evocati ad essere parte di un'impresa comune. Soprattutto sul lato singolare della nostra responsabilità. E poi, come diceva Don Primo Mazzolari, forse è l'ora di mettersi all'opposizione, non degli altri, ma all'opposizione di noi stessi, per superare certe grettezze, per superare certi personalismi. Perché, vedete, alla fine del nostro impegno politico, perché ci sarà una fine del nostro impegno politico, al quale oggi ci sentiamo chiamati, non c'è soddisfazione personale più grande che valga l'idea di avere servito senza inganni e senza rimorsi questa grandezza, questa ragionevole speranza, questa splendida conquista che è l'autonomia siciliana. Adesso
prenderà parola Francesco Zoi, sindaco di Randazzo. Innanzitutto un grazie ai miei colleghi sindaci che ci hanno onorato stasera della loro presenza, un grazie agli amministratori locali, consiglieri, ex consiglieri comunali, ex amministratori della provincia di Catania e non solo, che stasera mi hanno e ci hanno onorato della loro presenza. Un grazie a tutti voi che siete qua in una serata agostana a darci la vostra attenzione. L'avvocato Parlavecchio ha introdotto qualche tema sull'autonomia e sull'utilità della stessa. Io, guardate, condivido in pieno quello che dice l'avvocato Parlavecchio, però vorrei porvi alcuni temi dall'ottica di un amministratore locale. Ci conosciamo tutti, voi sapete, io per la seconda volta sto rifacendo l'amministratore, il sindaco di questa piccola e bella cittadina. È chiaro che un amministratore oggi giornalmente si confronta con le difficoltà che il Meridione d'Italia e l'essere amministratore di una cittadina del Meridione d'Italia giornalmente vive. Per cui diventa di attualità e diventa interessante il tema dell'autonomia. Cosa voglio dirvi? Qual è la richiesta, per essere pratici, che giornalmente i colleghi sindaci viviamo? La richiesta di lavoro, cioè il diritto di resilienza che il cittadino siciliano deve avere, perché il proprio figlio deve rimanere a Randazzo, deve rimanere in Sicilia, deve rimanere a lavorare nei luoghi dove è nato, dove ha i suoi affetti e dove vuole vivere. Per cui, se noi partiamo da questo concetto, che abbiamo l'obbligo e il dovere morale di fare che cosa? Di creare le condizioni affinché vi sia il diritto di resilienza. Allora qua sta il meccanismo. Perché oggi io mi accingo a dire, mi metterò a disposizione del partito dove milito? Non perché aspiri a qualcosa, e penso che tutti dobbiamo esprimere questo concetto, ma perché ritengo che oggi un amministratore, un siciliano, debba iniziare a intendere la politica come uno strumento per raggiungere un obiettivo, che è quello di migliorare le condizioni di vita del territorio siciliano. Guardate, non voglio dilungarmi, ma alcuni concetti sono importanti che ve le dica. Giornalmente noi viviamo una condizione in cui gli amministratori locali ci confrontiamo con due grandi scuole di pensiero. Una è quella, vuol dire, che c'è il federalismo che pensa che, siccome mancano i decreti attuativi di questo benedetto federalismo, io sono d'accordo su questo, ma mancando i decreti attuativi del federalismo, chi pensa che ognuno deve autogovernarsi e deve avere delle risorse idonee, oggi manca qualcuno che gli dica: signori, vero è che il federalismo è una cartina di tornasole per dire ad ogni popolo di autogovernarsi, ma ci vuole, voglio dire, un qualcosa di compensativo, caro Angelo. Perché se noi non capiamo questo e non c'è qualcuno che dice questo, significa che non raggiungeremo mai l'obiettivo. Cosa voglio dire in termini pratici? Due grandi scuole di pensiero: da un lato il federalismo fiscale, che oggi in Italia è manchevole dei decreti attuativi; dall'altro lato il grande pensiero di dire, voglio dire, assistiamo il cittadino che non ha un reddito. Per cui queste due grandi scuole di pensiero creano un cortocircuito e ripropongono la questione meridionale. Perché? Perché in termini molto pratici, caro Angelo e cari amici, per essere comprensibile a tutti, se da un lato lo Stato centrale
dice tu quello che hai lo devi spendere, se tu invece non hai i soldi da spendere non puoi spendere. Che significa questo? Significa che quello che è in termini tecnici è il credito di dubbia esigibilità. Caro Angelo, significa che se il cittadino meridionale non riesce a pagare le proprie tasse o il trasferimento dello Stato prima di essere utilizzato in servizi, prima di dare risposta al cittadino, deve essere messo a garanzia, voglio dire, di quel credito che è di dubbia esigibilità. Ma cos'è il credito di dubbia esigibilità? Il credito di dubbia esigibilità è il mancato pagamento dei tributi. Ma il cittadino meridionale che oggi ha assistito, pensate ad un esempio pratico, i migliaia di percettori del reddito di cittadinanza, pensate se possono pagare il tributo, ma non perché non la vogliono fare, perché non hanno le condizioni per farlo. Per cui questa commissione crea un cortocircuito e ripropone la questione meridionale. Questo è un esempio che l'amministratore locale vive. Per cui oggi cosa serve? Diciamolo con molta chiarezza. Serve un partito, un movimento, un qualcosa a forte radicamento territoriale che possa porre al governo centrale queste considerazioni. Allora ognuno di noi, a prescindere del risultato o del desiderio personale di ognuno di noi, io penso con molta semplicità che dobbiamo metterci a disposizione di qualcosa. Dobbiamo metterci, se vogliamo un futuro migliore per i nostri figli, dobbiamo dirlo chiaro. Oggi il pensiero è quello di dire: vogliamo un futuro migliore per i nostri figli? Punto di domanda, sì. Se vogliamo un futuro migliore per i nostri figli, ognuno di noi qualcosa la deve fare. Guardate, ve lo dice uno che con qualcuno, voglio dire, ha condiviso delle esperienze e soprattutto con i miei concittadini. Io ho fatto un passo indietro per un principio, mi sono ricandidato e sono stato premiato, per cui oggi dico con coscienza, mi metto a servizio, caro Presidente, del mio movimento e se servo posso essere utilizzato, ma non perché voglio ottenere un risultato personale, ma che penso che ognuno di noi oggi dobbiamo metterci al servizio di un'idea a cui noi crediamo. Per cui da qua dobbiamo partire e questo è il ragionamento che dobbiamo fare, ma tutti assieme senza avere un fine soltanto personale. Qua sta anche la differenza tra noi e i partiti nazionali, perché oggi ci accingiamo ad affrontare una battaglia che vedremo per forza di cose, lo sappiamo, il governo nazionale si è dimesso, il governo regionale si è dimesso, per cui da qui al 25 di settembre avremo, voglio dire, dei dibattiti politici elettorali. Ma qual è la differenza tra un movimento che ha forte radicamento territoriale e meridionalista e un partito nazionale? E che chi fa parte a quel movimento e si vuole mettere a disposizione, pur sapendo che la strada è più in salita di un partito nazionale, deve credere in qualcosa, pensando che quel sforzo, quel sacrificio, quel partecipare a quel movimento possa dare un risultato migliore. Ma perché dovremmo dire che questo dia un risultato migliore? Perché è chiaro, un movimento come quello che noi tendiamo a spingere è un movimento che vive sull'idea. È la stessa cosa che nel momento in cui io da sindaco in carica faccio la cosa più difficile che una persona che ricopre un ruolo di prestigio possa fare, quello che è dimettersi per rimettersi in gioco. Allora oggi la stessa cosa diventa qua. Oggi serve aderire ad un qualcosa che non è un qualcosa di semplice, un partito nazionale che possa trascinarci, che possa portarci dove? Dove? Possa portarci a degli obiettivi personali. Oggi serve invece schierarsi con un partito territoriale che, purché debba avere un'alleanza con un partito nazionale, debba vivere soltanto attraverso l'idea e attraverso il risultato, perché un partito a caratura territoriale esiste soltanto c'è un risultato. Allora oggi cosa vogliamo dire? Il messaggio che vogliamo lanciare ai sindaci, agli amministratori locali, chi crede nel proprio territorio, è quello di dire: abbiamo la voglia di spenderci, abbiamo la voglia di cambiare le condizioni e di prendere coscienza che in questo momento le condizioni che viviamo nel meridione d'Italia sono delle condizioni di difficoltà nei confronti del resto dell'Italia. Allora oggi, se noi riteniamo
che le condizioni e la questione meridionale vada riproposta, non possiamo far altro che proporci e, voglio dire, aiutare un movimento territoriale. Io mi accingo a chiudere perché non voglio appesantire stasera questa serata e vorrei lasciare immediatamente la parola al Presidente Lombardo, che ringrazio della sua presenza stasera qua assieme a noi, per poterci chiarire anche lui qual è la sua visione e poterci dare la possibilità di partecipare ad un qualcosa di territoriale. Per cui oggi cosa dico, e lancio questo messaggio prima di concludere, io penso che noi dobbiamo innanzitutto iniziare a sperare. La speranza è la stella polare che ci deve guidare e dobbiamo sperare in un futuro migliore. Per cui vi lascio con questa breve considerazione e vi dico: evviva la Sicilia e viva i siciliani. Grazie. Non avrebbe bisogno di presentazione, io volevo concludere, però è chiaro che il mio amico fraterno sindaco di Paternò è dover suo dover dire anche lui due parole. Prego, signor sindaco. Grazie, grazie. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Ho sentito e ho ascoltato delle cose importanti ed è importante questa serata. Abbiamo con noi il Presidente Lombardo che piano piano si sta, ecco, ci sta dando una mano. Vuole dare una mano anche alla Sicilia. Ci sono state dette delle cose. Io devo dirvi che poco da italiano mi sono vergognato nel vedere il governo nazionale cambiare due o tre volte, anzi le volte ha cambiato e hanno lasciato lo stesso Presidente del Consiglio cambiando anche i partiti. Ora la terza volta c'è stato un altro Presidente, ora si sono dimessi, non tenendo conto proprio della gente, del popolo, di ognuno di noi, che contiamo e non ci facciamo contare, come dico sempre. Ma perché? Perché vedete, ormai a livello nazionale non votiamo più. A livello nazionale se uno è bravo, se uno riesce a fare il lecchino del segretario di partito, lo mettono lì in un listino, viene nominato. E allora i sindaci ci siamo un po' rotti di tutto questo e credo anche la gente, no? Ci siamo un po'... Non ci sta bene questo modo di far politica. Parlava bene Francesco di territorio, parlava bene di lavoro. È una vergogna anche questo reddito di cittadinanza dato in questo modo. È improduttivo, no? Che la gente si abitua ad avere questi soldi stando a casa. Noi siamo per andare incontro alle persone, ma rendiamolo produttivo, facciamoli lavorare nei comuni, negli ospedali, a fare un servizio pubblico. Diamo potenzialità alle nostre aziende. Guardate, noi abbiamo vissuto un'esperienza comune con Francesco. Io vengo da poco da una elezione dove i partiti civici sono stati centrali, dove il civismo è stato centrale, dove la gente ascolta, dove ci hanno ascoltato, dove... C'è bisogno veramente di rapporto umano che è finito. Allora noi vogliamo tornare, ma vogliamo tornare in modo serio senza utilizzare nessuno. Francesco ha fatto una scelta coraggiosa, non è da tutti, ne ho visti pochi, forse zero. Si è dimesso per dire: io non voglio essere il pupo di quei consiglieri comunali, io voglio capire se la mia città, se i miei concittadini mi vogliono. E l'hanno premiato. È una strada simile che abbiamo fatto e la gente risponde. Non è vero che la gente non risponde quando arrivano questi input, ma dobbiamo continuare e lo possiamo continuare solo chi conosce il territorio, conosce la gente, parla con la gente. E allora cominciamo i sindaci ad essere solo punto di riferimento, non i padroni dei nostri concittadini, dei nostri amici. Siamo lì, siamo a disposizione, perché abbiamo una dignità, perché abbiamo un orgoglio, perché vogliamo essere persone, perché vogliamo ragionare con le persone. Cioè veramente non se ne può più che arriva un leader di partito che ormai, caro Presidente Lombardo, non si fa più politica, attraverso Facebook lanciano un messaggio e arriva non so che cosa. E allora ritorniamo a fare veramente politica, ritorniamo a fare nel modo serio, sentendo le persone, sentendo la gente, conoscendoci, andando avanti, portando avanti le nostre idee nelle nostre comunità. Questo ha funzionato, vogliamo
allargarlo questo giro, lo vogliamo allargare in tutta la Sicilia, dove veramente, non so da quanto tempo parliamo di ponte sullo stretto, ma in Sicilia non si fa mai, perché ti dicono no, prima dobbiamo fare le strade, poi non è così. Il ponte ci collegherebbe all'Europa, darebbe un'altra dimensione alla Sicilia, non si può fare. E allora noi ci scommettiamo, noi, e io le ho fatte le battaglie col presidente Lombardo, e allora stavano, poi qualcuno ha pensato bene di interrompere determinate percorse, però più forte rendiamo gli uomini politici, e li rendiamo forti quando c'è il consenso, quando ognuno di noi crede in quel progetto. Il progetto dell'autonomia è un progetto meraviglioso, dove tu da persona libera sposi, ecco, questo modo di far politica è un modo, è un segnale che purtroppo piano piano è finito, ma che sta ritornando. Fortunatamente abbiamo una risorsa, ma lo dico perché è qua, seduto fra di noi, io l'ho seguito da sempre, l'ho stimato da sempre, è una risorsa importante non solo per noi, per chi crede all'autonomia, ma è una risorsa per la Sicilia, che giochi politici e altre cose hanno bloccato. Ora abbiamo questa opportunità e l'abbiamo tutti quanti insieme, se ci crediamo, persone per persone. Francesco lo conoscete tutti qua, come a Paternò molti mi conoscono, lo trovate, vi confrontate, magari certe volte ha un carattere duro, però è una persona schietta, è una persona vera, è così. Così come lo siamo noi, senza bisogno di fare grandi discussioni o lanciare non so quali messaggi, dobbiamo ritornare seriamente. Io sono venuto qua oggi proprio per questo, perché non mi metto avanti un microfono per dire baggianate, ma dico quello che sento senza preparare mai niente. Si deve ritornare a far politica. Il presidente Lombardo è una risorsa che ci avevano bloccato. Io mi ricordo faccio un esempio e poi mi fermo, presidente. Nel 1982 ci fu il calcio scommesse in Italia per un calciatore che non ha voluto. Ci sono stati giochi politici anche lì nel calcio e ci hanno bloccato a Paolo Rossi. C'è stato Berzotti che ci ha creduto, poi l'hanno sbloccato. Ha giocato e abbiamo vinto i mondiali e quel fuori classe è ritornato in campo. Credetemi, oggi abbiamo noi, e io ci credo tantissimo, abbiamo un fuori classe che si chiama Raffaele Lombardo. E allora crediamoci, attorno a lui stanno crescendo, c'è il sindaco di Paternò, c'è il sindaco di Randazzo, c'è il sindaco di Adrano, ci sono tanti altri sindaci, stanno crescendo le comunità, persone che pensano, persone che credono, persone che non utilizzano le altre persone ma che dialogano con le altre persone. Se riusciamo a lanciare questo messaggio e a fare rete tutti quanti, arriverà. Ora abbiamo questa occasione, abbiamo l'occasione delle regionali che sono collegate con le nazionali, abbiamo visto che anche lì i giochi politici, quello si dimette o non si dimette, perché poi chi vuole andare alla nazionale non ci interessa tutto questo. Ci interessa veramente rappresentare le nostre comunità, e se oggi io sono qui e chiudo è proprio per questo, perché credo in questo progetto, perché credo nel mio amico Francesco Sgroi, perché siamo stati vicino al presidente nei momenti bui, nei momenti di luce, sempre, perché siamo persone che vogliamo essere credibili nel nostro territorio, e se le persone ci danno conto, se umilmente ci hanno scelto, è proprio per questo. Io quello che crediamoci, ma ve lo dico sinceramente, da uomo, da persone, da siciliano, io credo nella mia comunità e credo nella nostra. Crediamoci, non abbiamo niente da invidiare. Se la Lega ha potuto fare alcune cose al nord, non vedo perché non lo possiamo fare noi. Non lo possiamo fare noi in Sicilia. Quando un siciliano esce fuori riesce a costruire non so che cosa. Facciamolo anche da qua. Facciamolo tutti insieme. Grazie. Adesso diamo la parola all'onorevole Raffaele Lombardo. Grazie. Grazie per le citazioni, i richiami, i complimenti, peraltro esagerati rispetto ai meriti o all'esperienza che ho potuto condurre. Certo, qualcosa
mi va di dirla, di ricordarla rispetto a questi ormai 17 anni di esperienza, tra virgolette, autonomistica. Cominciammo nel 2005, poi per la verità per una dozzina d'anni siamo stati costretti a fermarci e ora un poco di luce all'orizzonte si è vista da qualche mese. Io credo che abbiamo il dovere morale di riprendere quel percorso. E ringrazio tutti voi, ringrazio gli amministratori, ringrazio Parlavecchio, perché alcune delle cose che lui ha detto indicano che qualche lettura alle spalle c'è. Mi ha particolarmente colpito il richiamo del Mediterraneo, perché non è una cosa da niente aver colto, come dire, l'importanza di questo contesto nel quale viviamo e nel quale si ritrova centrale la nostra terra, e anche per l'impegno che lui profonde, perché ci vuole conoscenza, approfondimento, insieme al contatto continuo con le persone. Il ringraziamento a Nino e anche a Francesco, Nino Naso e Francesco Sgroi, per queste due bellissime battaglie elettorali a Randazzo, il coraggio di dimettersi per rimettere in discussione tutto e per verificare se alcune scelte di consiglieri comunali, peraltro pilotate dall'esterno, avevano il consenso della gente. Non ce l'avevano e quindi è tornato a poter servire più liberamente la sua città. E Nino Naso, che è stato bravissimo, anche lui, cosa incredibile, militando in un'area di centrodestra, tutti i partiti di centrodestra schierati contro di lui e schierati contro di loro. E grazie soprattutto a voi per la partecipazione e mi auguro per l'attenzione, ma non basta né la partecipazione neppure l'attenzione, mi auguro che ci sia il seguito poi della presa di coscienza e dell'impegno. Perché vedete, citare Lombardo piuttosto che Sgroi o Naso, Parlavecchio o ciascuno di voi, perché è stato bravo, non solo non serve, o meglio, non basta, un riconoscimento serve, perché se uno lavora, si impegna, gli va detto sei bravo, gli fa anche piacere, ma questo lo espone anche. Lo espone, se poi non c'è il seguito dell'impegno di tutti voi, c'è stato col voto, sia per l'uno che per l'altro, col consenso delle amministrative, ma poi ci vuole la partecipazione, ci vuole anche la vicinanza, perché quella esposizione rende vulnerabili alcuni uomini che si mettono in vista o che conducono una lotta per la propria città piuttosto che per la propria terra. Ciò premesso, non c'è dubbio che noi abbiamo fondato un movimento politico, lo chiamiamo movimento, potremmo chiamarlo partito, il quale movimento politico, come qualunque movimento politico, correttamente parte da un'analisi di quello che è il contesto siciliano, vedete, lo Svimez come l'Istat, ora c'è il PNRR che riverserebbe risorse sulla nostra terra e certo è scontato che comunque il divario col nord del paese, nonostante le risorse del PNRR, aumenterà ed è facile prevedere, lo dicono tutti gli analisti, che noi abbiamo e avremo, soprattutto nei prossimi mesi. Io non lo so perché questa precipitazione al voto, il 25 settembre piuttosto che ottobre o novembre, quando finisce l'estate, potrebbe tornare ancora, speriamo di no, qualche variante ulteriore di virus e comunque ci saranno le conseguenze di quello che sta accadendo ora e che accade da diversi mesi. Per esempio le conseguenze della guerra dei russi contro gli ucraini. Prevedere che cosa? Prevedere che aumenta la povertà. La siccità c'era, oggi da voi ha piovuto, speriamo che senza danni piova nel resto della Sicilia. La ripresa dell'emigrazione, non solo dell'immigrazione, la ripresa dell'emigrazione dei giovani soprattutto, è un aumento notevolissimo
dell'immigrazione dai paesi nordafricani soprattutto, ma anche dell'est e dell'ovest del Mediterraneo e non solo, perché ci saranno le conseguenze del fatto che l'Ucraina non abbia potuto esportare, ora cominciano a partire alcune navi, grano in alcuni paesi in maniera particolare. Anche noi siamo, paradossalmente, anche noi siamo importatori di grano dall'Ucraina, perché la logica della globalizzazione vuole che se il mercato globale, i vari Amazon, eccetera, trovano più conveniente acquistare il grano ucraino che costa di meno, ci sarà più umidità come c'è in Valpadana, chissà quanti fungicidi bisogna aggiungere per evitare che marcisca quel grano e quindi poi ce li possiamo mangiare, ma costa di meno a loro, a noi forse costerebbe più o meno quanto costa invece il grano prodotto in Sicilia, che non ha bisogno di fungicidi perché non è prodotto con un clima umido, quindi immigrazione dal Nord Africa, ma si vede già 630 a Taranto piuttosto che altrove e altri nel Mediterraneo, quindi condizioni di grande difficoltà. Vedete che per ogni cosa che dico il concetto e l'idea e l'intervento e l'impegno e la necessità di un movimento politico diverso, lo definiamo autonomistico, perché alle spalle c'è qualche esperienza autonomistica in Sicilia ma anche altrove, c'entra sempre questa idea di un movimento autonomistico. Queste condizioni di difficoltà, il divario che cresce, la povertà, l'immigrazione, l'emigrazione, in quale terra? In Sicilia? Lo vedete voi quando si parla di talebani e quando con toni trionfalistici nei giorni scorsi si è parlato dell'assassinio di quest'ultimo erede di Bin Laden? Lo vedete com'è il territorio dell'Afghanistan, dove per la verità più che oppio non si può coltivare e produrre, che terreni aridi, poca acqua, non si può coltivare niente. E là ci sono ovviamente condizioni, nonostante chissà quante migliaia e migliaia di uomini e miliardi e centinaia di miliardi di dollari si sono spesi in armamenti per conquistare quel pezzo di terra che però è strategico per come geopoliticamente è combinato. Ma che miseria, che povertà! E invece noi siamo in quelle condizioni per poter prevedere aumento della povertà, immigrazione, emigrazione, eccetera? No. Ad esempio abbiamo l'eolico, abbiamo il vento. E vedete quante pale eoliche? Io per la verità le ho bloccate duramente, sono stato fortemente contestato. E vedete ora quante autorizzazioni per il fotovoltaico. Certo, c'è un'agricoltura in grande crisi e quando ti danno 20-30 mila euro ad ettaro per vendere il terreno o 2.500 euro o 3.000 all'anno per 30 anni, chiaramente te li incassi questi soldi. E ora leggevo l'altro giorno che Enel Green Power realizza tra Sortino e Carlentini la prima centrale di produzione di energia elettrica a partire dall'idrogeno. Chi le realizza queste cose utilizzando il vento che il Padre Eterno ci ha dato, così come anche il sole, così come l'acqua e quindi l'idrogeno? I grandi fondi che nell'arco di sette anni recuperano l'investimento lo realizzano l'ENI, così come altre compagnie, noi chiaramente avevamo il vento. E l'ENI quanto petrolio ha estratto in quel di Ragusa e non soltanto in quel di Ragusa? Cosa ne è rimasto alla Sicilia? Come cosa ne rimane a un'altra regione del sud che ne è ricca come la Basilicata, che non ha autostrade e non ha ferrovie? Credo che Potenza sia una delle poche città, Matera è nelle stesse condizioni, bellissima, eccetera, eppure giacimenti di petrolio che non finiscono mai.
E le raffinerie, quanti prodotti chimici anche per l'agricoltura e quanta benzina a partire dal petrolio e però quanto acqua succhiata dalla terra e quindi inquinata, perché poi il petrolio è centrato, vale per Gela e vale anche per Milazzo. Certo, grandi rincorsa a cercare lavoro perché c'era bisogno di lavoro, e quante malattie professionali e quanti tumori sono costati ovviamente questo lavoro. E chi le ha realizzate queste cose? A noi neppure le accise petrolifere, che poi sono le tasse sulla raffinazione del petrolio, le ha realizzate la ERG, ora è entrata la Lukoil, anche gli algerini, è entrata la famiglia Moratti tanti anni fa. Io mi ricordo che entrai in polemica con la signora Moratti, che ora vuole fare il presidente della regione Lombardia, che allora era sindaco di Milano, che non so cosa disse contro la Sicilia, e io gli ho rinfacciato che i capricci che si passava il marito o il cognato spendendo decine di milioni di euro per comprare o vendere i calciatori che allora apparteneva a quella famiglia, se li era fatta raffinando benzina dalle parti di Siracusa. E gasdotti e reti e la base NATO di Sigonella con i droni, le armi atomiche e i vantaggi in termini politici, se li sapessero e si sapessero usare, chiaramente da parte dei governi e del governo nazionale in maniera particolare. Vogliamo sintetizzarlo in due parole questa condizione? Abbiamo tutto e nulla ci appartiene. Abbiamo tutto e nulla ci appartiene. E per giunta gli insulti, perché questi siciliani e meridionali vogliono le elemosine, l'assistenzialismo, se soltanto avendo tutto, tutto ci appartenesse e tutto noi potessimo usare perché è nostro e ci è stato sottratto, c'entra, è come se c'entra l'autonomia, non avremmo bisogno sicuramente di nessuna elemosina. Bisogna prendere coscienza di questo se ci si vuole impegnare in politica un po' in maniera diversa da come siamo soliti fare, che sennò Berlusconi importante, potente, per carità, simpatico eccetera, poi Grillo e compagnia bella, oggi di moda la Meloni eccetera. Posso ritenere, che so io, Monti piuttosto che Draghi, che è bravissimo e compagnia bella, ma che cosa cambia per quanto riguarda quel divario, per quanto riguarda la riduzione di quelle difficoltà? Non cambia niente, ma non per cattiva volontà di questa politica pesa poco e non esprime nessun primato. Lo esprimeva quando aveva alle spalle la forza del popolo, quando il politico veniva eletto direttamente e scelto e preferito dall'elettore e non piazzato lì dal capo del partito che lo mette lì, e a lui deve essere grato, non al popolo, a lui deve render conto, non al popolo. E non avendo alle spalle la forza della preferenza democratica, non esprime nessun primato quella politica, perché prima che della politica c'è il primato della finanza, c'è il primato della comunicazione, c'è il primato del populismo, questa volta Del Rio, che era un ministro del Partito Democratico, per cavalcare il populismo, per risparmiare 1 o 2 milioni di presidente, per carità, andavano abbassate le indennità dei consiglieri, dei presidenti, erano troppi 12 assessori, lo riconosco, per la provincia di Catania ne bastavano 6. Ma per risparmiare 1 o 2 milioni si buttano nel cestino 50 milioni di stipendi di gente che, se andate lì, vedete che non è animata da nessuna volontà, non c'è nessuna forza politica democratica scelta direttamente dai cittadini che gli dà l'input per poter rendere un servizio alla comunità. Per la provincia si vota per le regionali, sono stato deputato europeo, si vota con la preferenza per l'Europa. No, per il Parlamento nazionale no. La preferenza è strumento di
di corruzione, di prevaricazione, di voto di scambio. È una vergogna, anche questo dovremmo intestarci, perché ovviamente si possa semplicemente dire la verità. E vale la stessa storia per centrodestra e centrosinistra, tranne che noi ci mettiamo un cuneo autonomista. Per fare che cosa? Abbiamo parlato di energia. Si fa una società regionale che partecipa ai progetti, mettendoci le autorizzazioni, per cui il grande gruppo cede una parte di quell'energia. Si pretende la fiscalità speciale per chi investe in Sicilia. Quell'energia si regala o si dona col 50% di sconti a chi imposta, a chi costruisce un'impresa in Sicilia. Sapete cosa vuol dire il 50% delle energie o il 50% della riduzione delle tasse che diminuiscono le entrate fiscali? Aumentano le entrate fiscali, perché con questo peso fiscale non investe nessuno. Col 50% di riduzione fiscale investono un putiferio di persone che quindi pagano all'erario, che deve essere il più possibile regionale, molto di più di quello che chiaramente quei pochi che ci sono e che prima o poi se ne andranno e delocalizzano versano oggi. E poi un terzo concetto fondamentale, il Mediterraneo. Il Mediterraneo, perché vedete, noi, i nostri mercati sono lì, Algeri, Tunisi, piuttosto che Rabat, non sono paesi arretrati, per molti versi sono molto meglio di noi, sono certamente la Spagna, è certamente la Grecia, è la Siria, è il Libano. È assurdo andare a inseguire Londra piuttosto che Monaco di Baviera, sono altre realtà, sono altre culture, e anche lì l'Europa bisogna cercare di riportarla agli interessi del sud di questo nostro continente, se c'è una forza politica che avverte ovviamente queste tematiche. E allora, con queste due, il fisco e l'energia, si risolve il problema del lavoro, i nostri giovani non emigrerebbero, niente povertà, si aiuterebbero le famiglie a fare più figli, si potrebbero e si possono assistere le fasce deboli della nostra società. E nel dire questo, vedete, perché sarà necessario, bisognerebbe vedere se lo vogliamo pilotare noi questo processo, perché ora, scusatemi, dopo che l'Europa magari ci ha pagato per non coltivare il grano, visto che il grano dall'Ucraina ora riprende, ma siamo sicuri che l'anno prossimo ci sarà, è bene che ne teniamo conto. E la Cina, le componenti di base, le materie prime, non dobbiamo attrezzarci più autonomamente anche da questo punto di vista, dopo l'esperienza di questa guerra? E che esperienza abbiamo noi alle spalle per cercare di evitare gli errori che sono stati compiuti in passato? Non vi preoccupate, non è che io voglio parlare della storia, però due flash e stiamo concludendo, di 3.000 anni o di 2.000 e 300 anni a questa parte più. No, assolutamente. Certo, noi eravamo un'isola dove c'erano un poco di cittadini o di abitanti abbastanza deboli o ingenui. I greci decisero di venirsi di trasferirsi qua, poi arrivarono i romani e cominciarono i guai, perché quella fu l'inizio della colonizzazione, ma perdonatemi, raffinerie, eolico, fotovoltaico, eccetera, sono tutti segni di una nuova colonizzazione, di una nuova colonizzazione. Arrivano chiaramente i romani, quando è uno nel 136 avanti Cristo si ribella, chiaramente lo fanno fuori, ma che c'è speranza, e lo ammazzano dalle parti di Morgantina, che è una città bellissima, riscoperta, era greca e poi romana, vicino ad Aidone. Successivamente la storia cambia, eccetera, eccetera, arrivano gli aragonesi, arrivano, e i siciliani si organizzano. Nel 1392, sapete il Palazzo Steri a Palermo, quello dove c'è Piazza Marina, dove c'è la sede dell'università? Era il palazzo della famiglia Chiaramonte. La famiglia Chiaramonte organizza una rivolta contro gli aragonesi e tutti i baroni, scusate, Chiaramonte è il leader di questo movimento di resistenza rispetto agli aragonesi e i baroni gli stanno attorno. Arriva e sbarca in Sicilia la potente armata di Martino di Aragona
e comincia ad avanzare verso Palermo. Chiaramonte, che era peraltro il conte di Modica, aveva tutta la contea di Modica col porto franco di Pozzallo, là le tasse le incassava lui, una contea bellissima e un sacco di altre cose, organizza la resistenza e gli stanno accanto i signori baroni. Cosa sarebbero i baroni di 15 anni fa, o a che cosa li potremmo, come dire, accostare, se volessimo fare un parallelo? Fatto sta che piano mano che avanza questo Martino di Aragona, comincia a comprarsi e a corrompere i baroni, e i baroni ovviamente cambiano partito e mollano il loro Chiaramonte, fin quando Chiaramonte resta solo. E gli fanno la festa proprio davanti al palazzo Steri, che fu costruito per fare ombra al palazzo dei Normanni, lo decapitano e il suo regno finisce, il suo regno, la sua contea, i suoi beni, distruggono l'intera famiglia, lo eliminano completamente. Saltiamo al 1958, quando, questa era un'altra esperienza, diciamo, autonomista dell'epoca. Nel 1958 Silvio Milazzo rompe con la Democrazia Cristiana in un'epoca difficilissima, c'era la cortina di ferro, Russia da una parte e l'Unione Sovietica, gli americani, l'Occidente, la NATO, eccetera, eccetera, e questo osa fare un governo autonomistico nel quale mette insieme comunisti, missini e un pezzo di Democrazia Cristiana. Scusatemi, non voglio fare parallelismi o accostamenti, però partiti se ne sono rotti, maggioranze diverse se ne sono fatti una dozzina di anni fa o qualcosa del genere. Dopodiché, chiaramente, che cosa organizzano? Organizzano uno scandalo, una trappola, per cui la trappola consiste nel fatto che fanno figurare che esponenti, emissari del presidente della regione, che era di Caltagirone, Silvio Milazzo, voleva corrompere un deputato. Non era vero. Su questo scandalo grandissimo, Milazzo cade, poi io lo incontro per la verità proprio in occasione di un convegno di Salesiani. Come Salesiana è questa casa bellissima, la prima dei Salesiani in Sicilia, e mi racconta la sua grande tristezza, perché sullo scandalo lui cade, poi si scopre, perché c'è una commissione d'indagine che verifica che era tutto finto, che era una grande trappola, e il generale De Lorenzo, quello che fu accusato di fare il colpo di Stato, il capo del SIFAR, eccetera, confessa a Macaluso, che era artefice, era il segretario del Partito Comunista, che partecipava a questa esperienza autonomistica, che per la verità era stato Segni, Antonio Segni, Presidente della Repubblica, a spingere perché quel governo cadesse, perché si temeva che, come dire, la lebbra o la malattia autonomistica potesse così allargarsi, estendersi, potesse contagiare altre regioni e quindi mettere sotto sopra il quadro politico, le appartenenze, gli schieramenti, eccetera. E questa è la storia, un poco di storia, eccetera. Poi, che esperienza abbiamo? Siamo l'unica regione a statuto speciale? No. Il sud di Tirolo, o l'Alto Adige, perché loro si chiamano sud di tirolesi, preferiscono chiamarsi come una regione dell'Austria, e la Val d'Aosta, hanno due partiti autonomistici che hanno governato con la maggioranza assoluta. Vogliamo fare un confronto tra le condizioni di quelle regioni e le altre due, anche la Sardegna, che due partiti autonomistici non se li sono saputi? Perché? Perché i loro cittadini, noi cioè, non abbiamo avuto la sensibilità, il coraggio, come dire, necessari per rompere questa cortina dei partiti nazionali e per cercare di far valere la nostra autonomia, di farla valere la nostra autonomia. Perché chi questa autonomia, non voglio fare accostamenti, questo forse, anzi questo è certamente azzardato, ma questa autonomia fu conquistata col sangue, questa autonomia, per carità, c'era una vera e propria guerra di indipendenza da queste parti, si combatteva, c'erano quattro illusi dalle parti dei boschi di Cesarò, venne ammazzato Canepa da queste parti, che era un professore universitario intelligentissimo, rivoluzionario, si sparò sui giovani, lo giudice Rosano,
Uno di loro fu anche sepolto vivo nel cimitero di Randazzo e l'addetto alla sepoltura si accorse che era vivo e quindi questo ragazzo si salvò. Poveri illusi, volevano fare la guerra d'indipendenza con quattro fucili vecchi contro l'esercito italiano. Questo per dirvi che cosa, che vedete, la lezione ci insegna che se vogliamo far valere e impossessarci di quelle risorse che sono nostre ma che non ci appartengono, ma che ci vengono sottratte, con le quali non avremmo bisogno di nessuna elemosina, potremmo autogovernarci autonomamente, svilupparci, creare il lavoro, evitare l'emigrazione dei nostri figli democraticamente e pacificamente. Non basta il paladino, non basta l'eroe solitario, perché sennò si chiamasse Euno, come Chiaramonte, come Milazzo, lo fanno fuori. Ci vuole la partecipazione di tutti, il partito, il movimento, la consapevolezza, la lettura, la formazione, l'elezione dei sindaci. A partire da queste elezioni bisogna ritrovarsi, la buona amministrazione e poi il consenso democraticamente espresso. Questo sicuramente, ma anche la voglia di scendere in campo, sbracciarsi e rischiare tutti con impegno e generosità. Allora sì, che avremo fatto politica. Bene. Dopo questo intervento del presidente Lombardo, che certamente interpreta il pensiero di tutti noi ed è veramente emozionante, perché ha proposto questi temi in una maniera così chiara ed esplicita che veramente ci devono far pensare e ci devono portare ad un rinnovato impegno verso questo ideale bellissimo, come dicevo poco fa, che è l'autonomia siciliana. Io vi ringrazio a tutti di essere stati qui questa sera, in questa serata, diciamo così, vacanziera agostana, e penso che avremo altre occasioni di incontrarci prossimamente. Grazie a tutti.